Possibile rinvio per Cavese e Turris. Il Covid infatti sta falcidiando la squadra di Torre del Greco, che in questi giorni ha registrato diversi casi di positività tra lo staff ed il gruppo squadra. La società corallina potrebbe a questo punto giocarsi il bonus Covid, previsto dal regolamento, con più di 4 positivi all'interno del gruppo calciatori. Nel caso in cui venisse accordato il posticipo, la data di recupero possibile potrebbe essere quella del 28 aprile. Match che potrebbe mettere in cassaforte la salvezza, obiettivo che ad inizio stagione sembrava alla portata, ma che si è complicato nel girone di ritorno. Ma il cambio di guida tecnica sembrerebbe aver sortito gli effetti sperati, con i corallini che ad oggi sono padroni del proprio destino. In attesa che la salvezza possa avere la certezza aritmetica, la società corallina inizia a guardare quella che sarà la prossima stagione. È di questi giorni l'annuncio del rinnovo per un'ulteriore stagione del centrocampista Daniele Franco. Il classe 94 era in scadenza, ma il nuovo accordo permetterà alla Turris di poter contare su un calciatore rivelatosi importante. «Sono felice di proseguire il rapporto con una società come la Turris», ha dichiarato entusiasta Franco, «che ha sempre creduto in me e mi ha dato in questa stagione l'opportunità di confrontarmi con una categoria importante in un girone veramente di ferro». Girone di ferro che la Turris spera di poter rigiocare anche la prossima stagione.